l'altro dia? No. E se il controllo di qualità? La prima cosa che dobbiamo vedere il giorno dopo che abbiamo fatto il compost è il controllo di qualità. E il controllo di qualità comincia a polo visuale? Sì, il primo controllo che possiamo fare è a livello visuale. Non puoi avere inciampi di mosca? Non ci devono essere sciami di mosche. E non puoi avere umea qui nell'intorno? E intorno non dobbiamo vedere tracce di umidità. Segnale entonces che non hubo eccesso di umea? Quindi in questo caso vediamo che non c'è stato eccesso di umidità. In mosca e non hay malos olores? Non ci sono né mosche né cattivi odori. Un'altra cosa che dobbiamo verificare è mettere la mano. Un'altra cosa che possiamo fare è mettere dentro la mano e vedere come sta la temperatura e controllare a che livello è la temperatura. Entonces, ahora entonces cominciamo a voltearlo. Allora adesso cominciamo a rigirarlo. E è molto sencillo. È molto facile ciò che dobbiamo fare. Sempre si voltea dandole aire. E dobbiamo dargli aria il più possibile, vedete che alza molto la forza. Deve avere un odore come a panetteria. L'odore deve essere quello di una panetteria, no? Sentite che lievito. L'ideale è che... Scusa, non posso tradurre. L'ideale è che vai a voltiare. Ragazzi, io faccio soltanto un annuncio, riprendo gli annunci di ieri. Capisco ed è normalissimo che dal secondo giorno si inizi a creare il gruppo, ci si inizi a confrontare, eccetera, eccetera. Però se si fanno le domande a gruppetti e ci si risponde, quello che capita è soltanto un gran casino, perché ci sono tanti gruppetti che parlano e non si capisce più quello che dice Sairo. Anche qua si sente tutto. Come traduttori non riusciamo a capire qual è la domanda che dobbiamo fare a lui e a quale sta rispondendo lui. Quindi vi chiedo questa partecipazione nel senso del dire collaboriamo e cerchiamo di creare un unico gruppo. Se ci sono delle considerazioni, delle domande, eccetera, facciamole direttamente a Cairo, noi le traduciamo e rispondiamo. Se c'è bisogno di parlare a gruppetti separati, vi chiediamo di allontanarvi un pochino per non avere questo boccio di sottofondo, un po' per la macchina e un po' per la concentrazione anche nostra. Anche su questa macchina qui in particolar modo che prende proprio l'audio, anche al tavolo, se possibile fare meno rumori o comunque appunto allontanarsi sarebbe meglio. Grazie. Bueno, entonces, muchos materiales por la gravedad que son más pesados que hay en la orilla. Vedete che il materiale che ha il maggior peso rimane ai bordi, proprio per gravità. Entonces, ese material lo que puedo hacer es recogerlo también separado. Cosa posso fare con questo materiale? Lo posso raccogliere separatamente. E una vez que esté separado lo puedo utilizar para hacer otro oro. E lo posso separare e usarlo come in un altro tipo di cucina. Si en esta semana me propongo hacer otro oro en mayor cantidad en otro lugar. Se per esempio ho programmato di fare una maggiore quantità in un altro posto. Entonces yo puedo utilizar, cuando preparo bastante, yo puedo utilizar tres sacos para hacer nuevamente otro oro y no necesito más de la levadura. Per esempio potrei prendere tre sacchi di questo, che è già partito, e usarli al posto del lievito, come starter. Entonces voy a tener ahí semilla. Perché lì avrò il seme del microorganismo. Entonces, esto es un poco el control de calidad de esto. E questo è il controllo della qualità che stiamo facendo. Algunas gallinazas o mierda de gallina son ricas en plumas. Alcune polline le vedete che sono molto ricche di piume. Bueno, ese material se puede utilizar y es bueno para hacer abono. E anche questo materiale è molto buono per fare un ammendante. En algunos lugares hay muchas plumas, en lugares donde sacrifican a aves, ¿no? Per esempio in luoghi dove si fa anche un mattatoio di polli ci saranno di sicuro molte piume. Entonces ahí puedo aprovechar para hacer también abonos con estos materiales. E li posso usare per fare un ammendante. Non so se tiene alguna pregunta. Avete delle domande? Se io nella mia azienda non ho animali e magari ho poca disponibilità di letame, posso sostituirlo parzialmente, se non totalmente, con magari sovesci di leguminose, una erba medica, veccia,
proprio sostituire per il bokashi, vuol dire per il bokashi. Si non tiene disponibilità del circo, si può utilizzare gli erba come ole, come nota. No, il materiale verde non me lo uso utilizzare qui perché tiene mucha agua. No, i materiali verdi non li voglio utilizzare qua perché hanno molta acqua. Tendría che picarlo smucho, se mi complicaría más la situazione. E poi dovresti anche triturarli molto, quindi complicheresti molto il processo. Tal vez ahora en la tarde que hagamos reproducción de microorganismos, a las personas que no tienen los estiércoles, podemos utilizar ahora en la tarde otro tipo de preparado alternativo. Nel pomeriggio faremo un altro preparato che si chiama riproduzione dei microrganismi e nel caso di persone che appunto non hanno disponibilità di letame dirò delle indicazioni per usare questo prodotto. Il controllo della temperatura, quanto deve essere? Deve essere tanto calda, deve essere tiepido, deve essere... La temperatura ideale è sotto i 54 gradi. La temperatura ideale deve essere sotto i 54 gradi. Io regolarmente, il mio termometro sono le vene, la mano. I miei termometri sono le vene delle mani. O sea, sono temperature buone per dejarlo oggi in tarde e voltearlo nuovamente. La temperatura che adesso è, va bene, nel senso che possiamo lasciarlo così e poi di sera rigirarlo un'altra volta. Con questa settimana questa paja si va a degradare abbastanza. E nel corso di questa settimana la paglia vedete che, beh, non lo vedrete, ma si sminuterà molto. Este abono con mucha paja tiene problema per usare nel semillero, no? Però questo tipo di ammendante, se ha così tanta paglia grossa, è un problema se lo vogliamo usare nei vivai e nei sementai del vivai. Si può usare anche pieno? Se può utilizzare pieno? Sì, o sea, ahí sería nuevamente hacer la observación que entre más picado el material mejor. Sí, pero debe ser siempre molto molto frazionato. No, no, pero el heno no tiene el peligro de ser un poco demasiado verde. No, o sea. Comparado con la paja. No, o sea, bien bien picado. Se puede utilizar. No, le he chiesto si non c'è il problema un po' degli spazi che è troppo verde, poca lignina, no, mi ha detto che se lo trituri bene, ma sia verde che secco. No, no, secco. Secco, si decompone. Già maturato. L'umidità va bene così, perché a me sembrava secco, così invece va bene. Questo tipo di umidità sta bene perché le pare che sta demasiado secco. No, la umidità sta. E sia uno deve quedare totalmente secco al finale. Perché lo stato finale di questo consumo deve essere completamente asciutto. Alla fine. Di qui in adelante è proibito echarle acqua. E quindi da qua in avanti non dovremo mai buttargli acqua. Lo mejor es que el abono tienda que al inicio en la preparación, lo mejor es que el abono tienda a quedar más seco que húmedo. Se devo scegliere all'inizio della preparazione è meglio che sia più verso l'asciutto che verso l'umido. Y otro control de calidad es al voltearlo que no haya liberación de amoníaco. Una cosa che potete osservare per la qualità è che quando lo girate non deve esserci un odore tipo di ammoniaca. Se io lo sto girando e gli occhi mi ardono e esce l'odore di ammoniaco, allora tengo che corregir eso. Se lo giro e vedo che gli occhi mi cominciano a bruciare, sento questo odore forte di ammoniaca, devo correggere questo fatto perché non va bene. Ahí tengo che colocare la lina di roccia. E una cosa che posso fare è mettere polvere di roccia. La misma ceniza. E cenere anche. O se no, pues. Se non hai altra cosa, la misma terra, aspetta. E se non ho altro, almeno ho della terra asciutta per me. Entonces ella me va a equilibrar esta liberación de este amoníaco. Perché questo mi equilibrerà la liberazione di ammoniaca. Quando tengo empresa muy grande con gallinazas. Se ho il caso di ditte molto grandi che producono pollina. E se non tengo material para secar. E non ho nessun materiale che mi consenta di asciugare. Come catturare ese ammoniaco della gallinaza molto concentrata? Come riesco a catturare questa concentrazione di ammoniaca così forte? Entonces ahí cargo mi bomba con vinagre puro. Posso mettere una pompa a spalla carica di
puro aceto. E dare una fumigata. E passarlo proprio, fumigare con aceto. Questo lo hago con che il nitrogeno baje. E questo mi consente di abbassare molto la concentrazione di azoto. È una maniera di fare con che non si evapori il nitrogeno. E soprattutto non mi fa evaporare l'azoto in forma di ammoniaca. Non è necessario mojarlo, impaparlo. Non è necessario che sia proprio completamente umido. Fumigare e ir passando. Una passata sopra da inumidire senza bagnarlo completamente. Altra pregunta? Altre domande? Quando lo utilizzo, devo pensare che lo utilizzo appena che bagnarlo, dopo che l'ho utilizzato, cioè nel senso quando lo interro, devo bagnare o lo lascio così che lavori senza... In pleno campo hai che interrarlo e luogo regarlo con acqua? No, o... io lo utilizzo direttamente nei surcos. No, lui io lo uso proprio direttamente nei solchi. E si deve tappare. E lo chiudo ma senza... E después si utilizzo il riego normale dei cultivos. E dopo lo irrigo le colture come farei normalmente, ma non c'è bisogno di un trattamento speciale. Ora quando vamos allá un poquito alla pizarra, le voy a explicar con disegnos come si utilizza en hortalizas, en frutales y en los cultivos. Dopo con la lavagna davanti vi spiegherò come lo usiamo negli ortaggi, nella frutta, insomma. De forma general, en campo, para maíz, para frijoles y en campo abierto, yo lo utilizo de 3 a 4 toneladas por hectárea. Utilizzo da 3-4 tonnellate per ettaro nel caso generale, per esempio di mais o di fagiolo, insomma colture in pieno campo. E direttamente nel surco? E direttamente nella solco, nella linea del solco. Già per semillare le ortalizze se lo tengo che rebajar. E invece nei sementai di orto devo ridurre la quantità. Es 80% de tierra y 20% de esteado. Usará una proporción de 80% de tierra y 20% de concentrado. ¿No lo puedo usar puro para semilleros? En el caso de sementai no puedo más usarlo puro. Es 80% de tierra y 20% de... Quindi 80% di terriccio e 20% di concime. También equivale a essere una parte di abono e 4 parti di terra. O se lo vogliamo esprimere, una parte di concime e 4 di terra. Di terriccio. Pregunta? Domande? Come posso capire se c'è troppo azoto libero e come migliorarlo? Come intendosi hai demasiado nitrogeno? Poi l'olore? L'odore che sento. Quando lo stai volteando? Quello di ammoniaca. Quello di ammoniaca, ok. E también me abre los ojos. Sì, e senti proprio che ti bruciano gli occhi. Senti proprio questo odore. Okay. E si è molto concentrato quando tenemos galpone grande di gallinaza con un aspetto di asfissia. E quando è proprio concentrato hai dai mucchi molto grossi, senti proprio un senso di asfissia. Ok. Hai un'altra pregunta? Eccolo. L'utilizzo della pollina al posto di paglia o cos'altro? Come si comporta? Cosa fa? Però la pollina è al posto del letame, non del letame? Sì, No, lo sto spiegando adesso. Quando utilizzo la gallinata è differenziale, preferisco già lo spiegassero. La differenza tra pollo e gallinata? No, è quando gallinata è in lugar di altro tipo di scherzo. Sì, puoi utilizzare inclusive una mescola di vari tipi di stiercoli. Sì, puoi anche mischiare i tipi di letame. Sì. Può essere di cavallo, di pollo, gallinazza, di conejo. Sì, ma cosa comporta in termini pratici? Voglio dire, lo manovro uguale? Si comporta nella stessa maniera? E come lo maneggia? Se con la gallinazza è se más liquida? Senti, perché dentro c'è la dura naturalmente, nella pollina. Está muchas veces está mezclada con acerrín la gallinaza. Bueno, la gallinaza viene regularmente con cascarillas y sobre todo de la cruz, de la pula, por ejemplo. ¿Y si viene con acerrín? Se invece a la segatura. Es una cuestión como el sentido común, ¿no? ¿Qué tanto volumen tiene de acerrín, no? È un po' un buon senso capire quanto volume di segatura c'è nel muscolo. Entonces, sentir también la calidad del materiale. Bisogna un po' notare la qualità del materiale. Si sta más compactato, más polvo,
notarlo proprio la struttura, se è troppo compatto, se invece è polverizzato. Hai cose che l'esercizio pratico ti vanno a chiarire. Alla fine lo vedrai proprio con la pratica, la struttura che deve avere. A veces hay cosas difíciles de explicar en la práctica. Sí, ci sono cose che se non si vedono nella pratica non si capiscono. Pero cuando uno está directamente conectado con el campo, comienza a experimentar y a ver resultados. Però se c'è una reale connessione con la campagna, alla fine uno sperimenta e vede i risultati. Los campesinos regularmente van haciendo experiencias en pocos árboles o un poco de cultivo nomás. I contadini di solito cominciano con pochi alberi o poche zone coltivate. Ellos van observando y mejorando. Observano y migliorano el proceso. ¿Se puede crear un concime con la lana de pecora? ¿Se puede elaborar un abono con lana de oveja? Ese es un problema hoy. Las lanas sintéticas de los chinos están haciendo con que la lana en estos países se pierda. Che abbiamo il problema della lana sintetica ormai che ci viene dalla Cina e stiamo perdendo la lana come prodotto. È una lastima che prodotto. È un peccato perdere questo prodotto. Però in Spagna in alcuni luoghi si utilizza come mulch. Però in Spagna ce l'hanno ancora e lo usano però più come facciamatura. È una lastima. E nel bokashi no vendria. No. Perché non si decompone facilmente. Non è un materiale che si decompone più. La pollina, se si decompongono, se ci vuole più tempo. No, in una settimana il bocacci se la come. Anche se ci sono piume. Alza la spluma, se come in una settimana il bocacci. Sì, in una settimana desaparece la spluma. Sono molto rapidamente, si degradano molto rapidamente. Sì, degradano rapidamente. Tiene muchos aminoácidos, tiene los aminoácidos azufrados, la pluma de gallina. Por eso cuando quemamos la pluma de gallina o quemamos pelo, huele como a cacho quemado, al cuerpo. Sí. Ci sono molti aminoácidos y lo notate cuando bruciate una piuma, es como si bruciaste un capello, ¿no? El olor es típico. El olor es típico de azufre. Bruciato. Entonces eso es presencia de azufre. Y anche indica la presencia de dolfo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mettate domande? Yo. Lo uso senza interrarlo, nel senso, se voglio concimare quell'olivo, ho molta perdita o devo per forza poi un po' coprirlo, nel senso che posso lasciare anche così scoperto. Se lo quiero enterrar para abonar este olivo, pierdo mucho si lo dejo simplemente en la superficie sin enterrarlo un po'. Io in cultivo adulto di olivo non lo usaría. En el caso de un olivo adulto no lo usaré. Yo trabajaría tal vez en el trasplante, en el vivero del olivo. Lo usaré más en la fase de trasplante, en el vivario. En los olivos utilizaría asociación de abonos verdes. Invece qua usaré una asociación de culturas, cover crop. Dependiendo del marco de la distancia en que esté plantado, yo puedo aerear un poco el suelo abajo. E secondo del sesso di impianto che abbiamo, se è abbastanza ampio, possiamo anche usare un aereatore. Trabajaría la biofertilizzazione nell'olivo. E userei più il biofertilizzante, la parte liquida. Trabajaría differenti piante di copertura. E quindi le piante di copertura, il sovesce e il cover crop. En algunos casos puedo plantear borregos en el medio. E mi posso anche proporre di usare delle pecore che pascolano nel medio. Va a depender del manejo. Depende dalla gestione che uno ha. Los animales necesitan manejo y pastoreo. E della gestione soprattutto del gregge, perché gli animali hanno bisogno di una gestione del loro modo di pascolare. Perché mucha gente se tiene miedo che il borrego vaya a comer l'olivo. Molti hanno paura che la pecora mangi l'olivo. Però se vamo con un pastore lavorando le cose, non soffre l'olivo. Però se abbiamo un pastore che controlla le cose, l'olivo non ha motivo di soffrire. La cabra è più difficile da manejar che il borrego. La cabra sarebbe molto più difficile da gestire. Sin embargo, in frutticultura, in America, in Colombia, si maneja cabras. Però anche in Colombia, per esempio, si usano anche le capre in frutticultura. E è più delicato. È una cosa più delicata. Però è una questione di apprendere a manejar. Però se si impara a gestirle si può fare. Entonces, es una cuestión de ir ensayando.
Quindi è una questione sempre di provare, prove ed errori. E il borrego è 70% clavato nel piso? La pecora è per il 70% aggrappata al suolo. Il 30% aereo. E il 30% aereo. Insomma, diciamo, beh, ma hai che tenere un buon piatto per tenerla. Perché bisogna avere un buon piatto di cibo per mantenerla e per tenerla interessata. Per quanto riguarda la vite, lo stesso metodo, cioè non sulla pianta adulta sotto fila, o meglio spargerlo. E boccarsi nel caso della vite lo si è nuova, poi utilizzarlo. Anche più o meno come prima, no? Se è un impianto recente, giovane, si può usare. Poi basta. E lo puoi utilizzare una o due volte all'anno se tengo condizioni di usarlo. E se c'è l'occasione di usarlo anche una o due volte all'anno. E pianta nuovamente le coperture? E poi però usare sempre il cover crop. Il futuro perenne già adultos, muy viejos, lo uso poco. In caso invece di coltivazioni perenni, quindi esemplari adulti, già si usa molto poco. Ah, vuoi utilizzare nutrizione, foliari, aflojar suelo? È molto più importante nutrire le foglie e rendere più blando il terreno. Io posso fare una biofertilizzazione con buon mulch e aflojando il suolo con questa forca di doppia scavazione. Ah, per esempio si può usare molta pacciamatura, puoi usare quella vanga forca, non so se l'avete mai vista, quella AU, che fa un doppio scavo molto, molto interessante. È sempre buona perché non voltea il suolo, sino che aerea il suolo. Lo arieggia senza girarlo, fa un'azione molto buona. Si chiama forca di doppia mango. Quella, non so se avete presente, sono i due manici che manovra facendolo oscillare. E da un certo angolo di inclinazione, per cui uno in genere si lavora verso andando indietro. E come se non attacchi al trattore non c'è con la mano. No, questo è nel caso di poche. E come sta qui? Se ne sono le 8 a ieri. In genere questo soprattutto nell'orto ha già la langhetta da 8-10 denti. E sono dos, che sono due manici. E a chi tiene una barra in quello per te? E c'è una barra nel mezzo che mi permette di mettere il piede, affondarlo. Vado a passare la foto. Volete, se vi passate il telefono c'è la foto qua sotto. Solo per sollevare un po' il terreno. Posso una domanda? Sì, è fare il drenare qui. Tornando al discorso degli altri. Mi chiedevo se la pacciamatura che iniziava a verde e lasciandola sempre sotto le piante da frutta può portare azoto, utilizzo nell'azoto per bollire gli altri. Sì, portare il pasto in caso debacco della pianta, oppure mi ha ricercato di mangiare una soffia e nitrofeno e chiamare la presenza del futuro. E nel caso che siano gramini, ancora mulci no? Se sono graminate, no, non succede per niente. Nel caso delle gomme, non so se può avere il senso di nitrofeno e chiamare le polmoni. No, per forse le passi. Per forse le passi no. No, sì. È molto difficile che crei uno squilibrio. Al contrario, il passo va a demandare, ma anzi, si chiederà azoto dal suolo. Non so se tiene altre domande. Avete altre domande? Voy a hacer un pequeño ejercicio. Para un piccolo ejercicio. Pero yo creo que vamos aquí a la playa, ¿no? Andiamo più verso la spiaggia. Bueno, la... El suelo es como un plato de ensalada bien diverso. El suelo es como un plato de ensalada bien diverso, bien diversificado. Donde tengo todos los minerales. Donde habrá todos los minerales. Entonces, esto es la naturaleza. Quindi es esta la natura. Entonces aquí tengo el suelo. Quindi qua ho il mio suolo. La calidad del suelo que se va a formar aquí depende de la diversidad de minerales que hay aquí. La qualità del suolo che si formerà dipenderà dai minerali che sono presenti. Questo è molto facile intendere nutrizione. In questo modo sarà molto semplice capire nutrizione. Questo è un conjunto di minerali? Questo è un insieme di minerali.
y cada partecita de esta es un elemento de este conjunto. E ogni particella è un elemento di questo insieme. Y entonces cuando yo coloco toda una serie de elementos juntos, quindi quando metto tutta una serie di elementi assieme, tiene otras características el conjunto. L'insieme avrà un'altra altre caratteristiche. Mire lo que sucede con la fertilización química. Guardate cosa succede con la fertilizzazione chimica. Cuando en la fertilización química yo voy a trabajar con nitrógeno. Nel momento in cui io lavorerò con l'azoto, con la fertilizzazione chimica, entonces este nitrógeno viene para acá. Quindi entrerà l'azoto. Cuando ese nitrógeno entra acá, nel momento in cui l'azoto entra qui, entonces él provoca un impacto aquí. Provocherà un impatto. El elemento antes estaba separado. Prima l'elemento era separato. Y aquí en el suelo había un conjunto de elementos. E qua nel suolo c'era un insieme di elementi. Ahora, ese elemento ya no existe separado. Adesso questo elemento non sarà più separato. Por lo tanto, el conjunto original se cambió. Quindi l'insieme originale è stato cambiato. Y él pasa a tener totalmente modificaciones físicas y químicas, inclusive biológicas. E lui inizierà ad avere delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche. Este elemento entonces comienza a abrir espacio. Quindi quello che farà questo elemento è iniziare ad aprirsi lo spazio, crearsi lo spazio. Este elemento tiene una alta capacità di liberare molta energia in poco tempo. Questo elemento ha la capacità di liberare molta energia in poco tempo. Questo elemento provoca un impatto. Quindi questo elemento genererà un impatto. Questo elemento tiene una alta solubilità chimica industriale. Questo elemento ha un'alta solubilità chimica industriale. Che non tiene che ver nada con l'armonia che stava in esso qui. Che non ha nulla a che vedere con l'armonia che era presente qua. Entonces questo elemento entra qui e comienza a abrir espacio. Quindi questo elemento entra qua dentro e inizia a farsi spazio. Y comienza a provocar una diarrea química en los demás elementos. E inizia a generare una diarrea química negli altri elementi. Y eso es diarrea química comienza por lavar y bloquear elementos. E quindi quello che farà è di lavare e bloccare altri elementi. Entonces este nitrógeno expulsa y no deja trabajar el hierro. Quindi l'azoto espelle e non permette al ferro di lavorare. Bloquea el calcio. Blocca anche il calcio. Bloquea el zinc. Blocca lo zinco. Bloquea el potasio. Il potassio. Bloquea el cobre. Il rame. Bloquea el magnesio. Blocca anche il magnesio. Bloquea el manganeso. E anche il manganese. Y bloquea el fósforo. E blocca anche il fosforo. Entonces este nitrógeno tiene esta influencia en estos elementos. Quindi questo azoto avrà questa influenza su questi elementi. Ahora nuevamente continúo agregando otros elementos. Quindi adesso ci aggrego un altro elemento. Ahora el ave del fósforo altamente soluble. Adesso ci aggiungo il fosforo altamente soluble. Ahora el fósforo entra aquí. Il fosforo entra. Y provoca este desastre. E provoca un altro disastro. Y el fósforo va a tener una influencia muy directamente en tres elementos principalmente. E il fosforo avrà un'influenza molto diretta su tre elementi. En zinc. Zinco. En cobre. Rame. Y hierro nuevamente. E ferro. Entonces cada momento voy abriendo un espacio, un orificio. Quindi quello che faccio è creare uno spazio, creare un buco. Y cada vez simplifico. E semplifico sempre di più? No, semplifico. Semplifico. E poi viene un altro elemento. E poi arriva un altro elemento. Ese altro elemento también lo podemos. Es altamente soluble y es el potasio. Un altro elemento altamente solubile è il potassio. Entonces ahora es la vez del potasio. Quindi adesso è la volta del potassio. Ahora el potasio también provoca nuevamente otro desastre. Quindi arriva il potassio e crea un altro disastro. Y aquí viene el desastre de la solubilidad del potasio bloqueando el sodio. Il potassio blocca il sodio. Entonces el potasio ahora se relaciona con el magnesio. Con il magnesio. Con el manganés. Con el manganese. Con el hierro. Con el ferro. Con el zinc. Lo zinco.
Con il molibdeno. Con il molibdeno. Con il boro. Con il boro. Con il calcio. Con il calcio. Il cobre. Il rame. Y el níquel. El níquel. Entonces esto, la fertilización química cada vez comienza a provocarme más diarrea química. Quindi la fertilizzazione chimica mi provoca sempre di più una diarrea chimica. Ahora van a predominar estos tres. E quindi quelli che avranno il predominio saranno questi tre. Ahora viene el problema también de acidez en el suelo. Quindi arriva il problema dell'acidità nel suolo. Entonces el agrónomo recomienda ahora calcio. Quindi l'agronomo consiglia di portare del calcio. Ahora el calcio ahora provoca problemas también. E quindi anche il calcio provoca dei problemi. Problema di magnesio. Ci sono problemi di magnesio. Problema di zinc. Zinco. Problema di boro. Boro. E di manganeso. E manganese. Entonces cada vez simplifica il plato originale. E quindi ogni volta di più sarà sempre più semplificato il piatto originale. Pero aquí habían elementos muy pequeñitos. Però qua c'erano degli elementi molto piccoli. Lutecio. Per esempio il lutecio. Pero el lutecio ahora se perdió. Che però si è perso. Era importante él. E lui era importante. Non per sua quantità. Non per le sue quantità. Per sua presenza. Per il fatto che era presente. Pero el lutecio ya no está. Però adesso non c'è più. Ahora había uno más pequeñito. Allora, ce n'era un altro ancora più piccolo. Lantano. Lantano. La alta solubilità di questi elementi cibiaron, lavaron il lantano. L'alta solubilità di questi elementi l'hanno dilavato. Il cerio. Il cerio. Il iterbio. Il iterbio. Il cromo. Y cada vez esto se quedó simplificado. E quindi sempre di più semplifichiamo l'insieme di partenza. Entonces ahora esta planta quedó dependiendo de esos. Quindi questa pianta sarà completamente dipendente da questi qua. Ahora l'armonia di questa pianta dipendeva del conjunto. Però l'armonia di questa pianta dipendeva dall'insieme. Ya no tengo el conjunto. Non ho più l'insieme. Ahora tengo los insumos. Adesso ho i prodotti, gli input. Entonces nosotros tenemos una agricultura totalmente dependiendo de la alta solubilidad de estos elementos. Quindi noi abbiamo un'agricoltura altamente dipendente da soltanto questi elementi. Entonces ahora vienen los problemas de estas plantas. Quindi arrivano tutti i problemi di questa pianta. Entonces los problemas los hemos provocado. Quindi i problemi li abbiamo provocati. Por eso cuando tenemos la harina de rocas. E per questo che quando abbiamo le polveri di roccia. Reconstruimos la remineralización de los suelos. Ricostruiamo la rimineralizzazione dei suoli. Entonces esto es lo que hay que hacer. E quindi è questo ciò che bisogna fare. Nuevamente estos elementos que estaban bloqueados. Nuovamente questi elementi che erano bloccati. Se colocan disponibles con los minerales, con la harina de roca, la materia orgánica y la microbiología. I minerali presenti nelle polveri di roccia saranno di nuovo disponibili per le piante grazie ai minerali e alla microbiologia. Entonces esta planta va a depender de una constancia de elementos minerales. Quindi questa pianta dipenderà da una costanza di elementi minerali. Di una diversità. De ellos, dalla loro diversità y de origen natural. E di origine naturale. La agricultura química lo que ha hecho es simplificar la nutrición de los cultivos. Quello che ha fatto l'agricoltura chimica è stato semplificare la nutrizione delle colture. Porque cada elemento. Perché ogni elemento. Se transforma en un nuevo producto del mercado. Si trasforma in un nuovo prodotto del mercato. Entonces yo tengo que quitar de todos los elementos. Quindi io devo togliere tutti gli elementi. Para vendértelos separados. Per poterli vendere in forma separata. Entonces ahora te venden los elementos separados. Quindi adesso ti vendono gli elementi separati. Es así que hace la agricultura. Fa così l'agricoltura. Defracciona el mundo para venderte las partes. Si fracciona il mondo per poterti vendere le varie parti. Podemos colocar un ejemplo. Facciamo un esempio. Yo tengo una mina de fósforo. Una miniera di fosforo. Esa mina de fósforo entonces va a entrar a la industria. Quindi questa miniera di fosforo viene introdotta nell'industria. Por ejemplo, aquí puedo tener apatita como origen. ¿Qué? Apatita. Ah, o la apatita come pietra di origine. Y puede tener hasta un 8% de fósforo. Che può avere da un 8% di fosforo. Entonces la industria lo toma. Quindi l'industria lo prende. Y lo lleva. A sus dependencias. E lo porta alle sue dipendenze. Al entrar ese fósforo aquí. Nel momento in cui questo fosforo entra dentro l'industria. La industria ora va a colocar
Un acido. L'industria ci collocherà un acido. E colloca acido sulfurico? Che è acido sulfurico. Entonces, aquí al entrar el ácido sulfúrico, en el momento en que entra el ácido sulfúrico, va a producir una concentración de fósforo. Se produrá la concentración del fósforo. Entonces, tengo monofosfato. Quindi avrò dei monofosfati. Entonces, ahora tengo este monofosfato que puede oscilar de un 12 a un 18% de concentración. Que puede oscilar da un 12 a un 18% de concentración. Ahora necesito hacerle propaganda a esto. Adesso devo fare la pubblicità a questo. Porque lo concentré. Perché l'ho concentrato. Entonces, contrato una universidad. Quindi faccio un contratto con un'università. Doy unas gorras para los agrónomos. Do dei cappellini per gli agronomi. Y comienzan a hablar del monofosfato. E inizieranno a parlare del monofosfato. Y allí van los agrónomos a estudiar el monofosfato. E quindi gli agronomi si metteranno a studiare il monofosfato. Y ahí vienen los papers y la investigación del monofosfato. E quindi arrivano tutti gli istituti di ricerca sul monofosfato. Monofosfato. Le coroni sul monofosfato. La industria comienza a observar que les gusta esto a los académicos. L'industria inizia a osservare che agli accademici piace molto questo. Entonces la industria ahora dice, qué interesante, les gustó la química. Y la industria ahora le agrega nitrógeno al monofosfato. E quindi l'industria, nel momento in cui si rende conto che gli è interessata la chimica, aggiunge l'azoto al monofosfato. Al colocar nitrógeno al fosforo. Nel momento in cui si aggiunge azoto al fosforo, tiene il monofosfato. Che ha il monofosfato. Di ammonio. Di ammonio. Entonces è più rapido. Quindi risulta più rapido. Perché il nitrogeno arrastra più rapidamente il nitrogeno. Perché il nitrogeno arrastra più rapido il fosforo. Claro, se lo lleva. Perché l'azoto trascina il fosforo. Entonces, una nueva investigación ha llegado a la universidad. Quindi una nuova ricerca è arrivata all'università. Un nuevo proyecto. Un nuovo progetto. Una nueva especialización. Una nuova specializzazione. Nuevos imbéciles. E nuovi imbecilli. Y ahora le cambian la gorra. E adesso gli cambiano il cappellino. Entonces ya le quita el cappellino y ahora hay un nuevo cappellino. Togli un cappellino e me ne da uno nuovo. Las preguntas a los estudiantes también se les cambia. Si cambiano anche le domande che si fanno agli studenti. Y el profesor especializa a los estudiantes en monofosfato de amonio. E il professore specializza gli studenti in monofosfato di ammonio. La industria necesita todos estos certificados de apoyo de la universidad. L'industria ha bisogno di tutti questi certificati che lo rafforzano da parte dell'università. La industria sabe de química. L'industria sa, è preparata nell'ambito della chimica. La università sabe obedecer. E l'università sa obbedire. Ahora la industria quiere hacer más soluble el fósforo. Adesso l'industria vuole rendere più solubile il fosforo. Le colloca acido fosforico. E quindi gli colloca acido fosforico. Y ahora entonces la roca pasa para acá. E quindi adesso le rocce passano qui. Y ahora tengo más concentrado el fósforo. E quindi avrò il fosforo più concentrato. Y ahora tengo el difosfato. E adesso avrò il difosfato. Que puede oscilar entre 22 a 28% de concentración. Que puede oscilar del 22 al 28% de concentración. Depende del material de origen y las reacciones van a aumentar la concentración. A seconda della sustanza di origine si riuscirà ad avere una concentrazione diversa. Quitamos el cappellito. Quindi si toglie di nuovo il cappellino. Y vamos a usar uno nuevo que se llama difosfato. Viene dato uno nuovo che si chiama difosfato. Una nueva investigación dentro de la universidad en un nuevo semestre. Una nuova ricerca all'interno dell'università e un nuovo semestre di studio. Y la universidad tiene publicaciones sobre todos estos insumos. E l'università fa delle pubblicazioni su tutti questi prodotti. Ahora hay que continuar. Coloco nuevamente nitrógeno. Adesso dobbiamo continuare, quindi aggiungerò nuovamente l'azoto. Ahora al colocarle nuevamente nitrógeno. Nel momento in cui aggiungo nuovamente l'azoto. Yo tengo el difosfato de amonio. Avrò il difosfato di ammonio.
y la concentración ahora pasa de 40%. Y ahora la concentración supera el 40%. Nuevamente, otro capelito ha llegado. Y ha arrivato un otro nuevo capellino. Y así se la pasan estos imbéciles en la universidad. Y así pasan el tiempo estos imbéciles al interno de la universidad. Entregándole informaciones a la industria. Consegnando información a la industria. Ah, se me olvidaba una cosa. Ah, me estoy dimenticando una cosa. También hay otros que son especializados en vender la, entre comillas, la basura. E ce ne sono altri che sono specializzati nel vendere, tra virgolette, la spazzatura. Quando io tratté questa rocca originale. Quando io ho trattato queste rocce originali. A chi entonces me sobra una cosa che è il descarte. Qua mi rimarrà un qualcosa che è lo scarto. Qual descarte? Quale scarto? Non hai descarte. Non c'è scarto. Hai nuovi prodotti. Ci sono nuovi prodotti. A chi sale il magnesio? Qua sale il magnesio. Sale il silicio? Il silicio. Sale il calcio? Il calcio. E entonces ora los coloco in frasquitos. Dentro delle botticine. E los imbéciles le llaman micronutrientes. E gli imbecilli li chiamano micronutrienti. Ora este acido è más fuerte. Adesso quest'acido è più forte. Ora nuevamente se lava más. E adesso si rilava di più. Y aquí van a salir 15 micronutrientes. E da lì salirà, usciranno 15 micronutrienti. Una roca original. Una roccia originale. Se transforma en 15 productos. Si trasforma in 15 prodotti. Y se la pasan discutiendo cada elemento de forma separada. E passano il tempo a discutere ogni elemento in forma separata. Entonces ustedes se preguntarán. Quindi voi vi domanderete. ¿Qué voy a recomendar? Che cosa vi consiglio di fare? Voy a colocar ácido sulfúrico nel suelo. Metterò l'acido sulfurico nel suolo. Voy a meter ácido fosfórico nel suelo. Metterò l'acido fosfórico nel suolo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa devo fare? Es muy sencillo. Molto semplice. Si yo trabajo con roca fosfórica. Se io lavoro con le rocce fosforiche. Entonces tengo fósforo. Avrò fosforo. Luego también trabajo con materia orgánica en el suelo. Pero lavoro anche con sustanza organica nel suolo. Y si yo tengo materia orgánica en el suelo, yo tengo azufre. E quindi se avrò sustanza organica nel suolo, avrò anche lo zolfo. Pero como yo tengo raíces también. Pero visto que yo anche le radici. Tengo CO2. Avrò CO2. Como también hay oxígeno. Visto que c'è anche l'ossigeno. Como también hay agua. Visto que c'è anche l'acqua. Entonces todos estos elementos. Quindi tutti questi elementi. Independiente del fósforo me forman ácido sulfúrico. En forma independiente del fósforo me formarán ácido sulfúrico. Entonces yo tengo que mi industria de ácido sulfúrico me lo produce la naturaleza. Y yo, quindi, debo decir a la industria que en realidad es la natura que me produce. Yo lo que tengo sulfúrico. Que yo tengo que nutrir el suelo con materia orgánica. Yo debo nutrir el suelo con sustancia orgánica. Para que la microbiología haga toda la solubilidad. Porque la microbiología pueda hacer toda la solubilidad. Entonces ahora voy a tener todos los días goticas de fósforo. E quindi in questo modo riuscirò ad avere tutti i giorni delle goccioline di fosforo. Porque los microorganismos están trabajando todos los días. Perché i microorganismi lavorano tutti i giorni. Entonces yo tengo que trabajar todos los días. Quindi io dovrò lavorare tutti i giorni. En ver cómo le doy constantemente materia orgánica al suelo. E vedere in che modo posso aggregare sempre sostanza organica al suolo. Entonces, ¿qué es lo que yo compro de la industria en la realidad? Quindi che cos'è che io in realtà compro dall'industria? Yo lo que compro de la industria, lo que yo compro es solubilidad. Lo que yo compro de la industria es servicio de solubilidad. Entonces eso es lo que yo tengo que entender, cómo hacer soluble los elementos del suelo. Quindi questo è ciò che io devo capire, come posso rendere solubili gli elementi che sono già presenti nel suolo. Y los elementos se hacen solubles en el suelo entendiendo cómo funciona el suelo. Che gli elementi si possono solubilizzare nel suolo nel momento in cui io capisco come funziona il suolo. È molto facile. È molto semplice. Entonces, io tengo ora mi pianta. Io adesso avrò qua la mia pianta. E questa pianta, entonces, tiene una relazione con il suolo. E quindi questa pianta avrà una relazione col suolo.
¿Y cuál es la relación que hay abajo en el suelo con esta planta? ¿Y cuál es la relación existente al di sotto del suelo con esta planta? Es muy sencillo, abajo en el suelo. Es muy semplice, sotto el suelo. Yo tengo tres círculos. Yo habrá tres círculos. Tengo la física. Habrá la física. Tengo la química. La química. Y tengo la biología. Y la biología. Esa es la tensión de esto aquí. Esta es la mariposa de la vida. Esta es la farfalla de la vida. Entonces, en abajo en el suelo se dan las relaciones físicas, químicas y biológicas. Quindi, nella parte al di sotto del suolo si danno tutte le relazioni fisiche, chimiche e biologiche. Quando studio la parte fisica, chimica e biologica del suolo, entonces me encuentro con una ecuación llamada las tres M. E quando studio queste tre relazioni, la fisica, la chimica e la biologia, troverò un'equazione che noi chiamiamo le tre M. Esas tres M, entonces, son los minerales. E quindi sono i minerali. La materia organica. Ciò che in spagnolo viene chiamata materia organica, che in italiano è sostanza organica. E la microbiologia. E la microbiologia. Entonces tengo las tres M. E quindi ecco qua le tre M. Entonces, mire, muy sencillo. Guardate, molto semplice. Si yo tengo la materia organica. Se io ho la sostanza organica. Y tengo los minerales. E ho i minerali. La microbiologia se relaciona con ellos. La microbiologia entrerà in relazione con loro. Entonces, al tener esto. Quindi nel momento in cui avrò questo. Entonces yo tengo esto. Riuscirò ad avere anche quest'altra parte. È bien fácil. È molto semplice. Entonces, aquí en este tengo un ombligo. Quindi qua ho un ombelico. Y en este ombligo yo lo puedo evaluar. E questo ombelico io lo posso valutare. Y eso lo puedo evaluar con una cromatografía. E questo lo posso valutare facendo la cromatografía. Donde yo puedo evaluar calidad nutricional de mi suelo. Dove io posso valutare la qualità nutrizionale del mio suolo. La biología hace soluble lo insoluble. La biologia è in grado di rendere solubile l'insolubile. Entonces, lo que yo tengo que ver es que la industria lo que hace siempre es eliminar la biología. Quello che io devo vedere è che l'industria quello che fa è eliminare sempre la biologia. Para que quede únicamente las relaciones físicas y químicas del suelo. Perché possano restare soltanto le relazioni fisiche e chimiche all'interno del suolo. Porque si yo elimino la biología. Perché se io elimino la biologia. Entonces no tengo solubilidad. Non avrò solubilità. Y si no tengo la solubilidad, yo tengo que comprar de la industria servicio de solubilidad. E quindi se non ho la solubilità dovrò comprare dall'industria servicio di solubilità. Entonces lo que yo tengo moniado del suelo es solubilidad industrial. Quindi ciò che a me manca nel suolo viene data grazie alla solubilità industriale. Per una solubilità molto semplificata. Per una solubilità molto semplificata. Che dipende unicamente da tre elementi. Che dipende esclusivamente da tre elementi. Entonces esta planta no va a estar sana. Quindi questa pianta non sarà sana. No hay problema, nosotros vendemos los restos de insumos. Non vi preoccupate, possiamo vendere i restanti prodotti. Esto es la lógica. De esto. Questa è la logica dell'industria. Así como abajo hay tres M. Così come sotto, al di sotto del suolo, nel suolo ci sono le tre M. El complemento de las tres M. La parte complementare delle tre M. E las tres S. Sono le tre S. ¿Y cuáles son las tres S? E quali sono le tre S? Sol. Sole. Sombrero. E il sombrero che sarebbe il cappello. Y suelo. El suelo. Ahí tengo sol. Quindi avrò el sole. Sombrero. El sombrero, quindi el cappello. Y suelo. El suelo. Son las tres S. Son le tre S. Encontrándose con las tres M. Que si incontrano con le tre M. Es un mundo mineral. È un mondo minerale. Transformado en un mundo orgánico. Trasformato in un mondo organico. Entonces es muy sencillo. Molto semplice. Si abajo está bien. Se sotto sta bene. Arriba está bien. Sopra starà bene. Si abajo está bien. Se sotto sta bene. Arriba está bien. Sopra sta bene. Abajo causa. La parte di sotto è la causa. Abajo está bien, arriba está. ¿Y cómo es arriba? Abajo está. Causa. Abajo está bien, arriba está. Efecto. Bien, arriba ¿cómo es? Efecto. ¿Sí? ¿Efecto? Muy bien.
Concordano con eso? Siete d'accordo con questo? Sì, sì, sì. Causa e effetto? Están fodidos. Siete fottuti. Todos están fodidos. La vía no es lineal. La vida no es lineal. A pesar de que hice varias veces esto aquí, ustedes no. Transformaron curvas en líneas rectas. Nonostante yo haya hecho varias veces este diseño, yo no hice líneas, yo hice curvas. Io non ho l'avete trasformato in una linea retta. Io quello che ho fatto sono curve, non linee. Si arriva sta bene, causa. Se sopra sta bene, causa. Abajo sta bene. Sotto sta bene. Effetto. Entonces no hay causa y no hay efecto. In realtà non esistono le cause e gli effetti. Entonces si yo volteo questo qui así. Se io rigiro questo così. Entonces yo tengo aquí el infinito. Io avrò qua l'infinito. La vida es infinita. La vita è l'infinito. Lo que hay que es nutrirla. Quello che bisogna fare è nutrirla. Entonces, en este punto aquí. Quindi in questo punto. Se le llama humus. Questo punto che viene chiamato humus. Por eso que yo digo que definir humus es tan difícil como definir lo que es la vida. Per questo io dico che definire l'humus è così difficile come poter definire che cos'è la vita. Este es el ombligo de la vida. Questo è l'ombelico della vita. Este es el ombligo de los vegetales. Questo è l'ombelico dei vegetali. Entonces, siempre tenemos un ombligo. Quindi abbiamo sempre un ombelico. Nuestro ombligo está conectado con el mar. Il nostro ombelico è collegato col mare. Entonces, aquí es que hay que comenzar a entender este centro, este milagro. Quindi è qua che bisogna iniziare a capire questo centro, questo miracolo. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que compramos de la industria son relaciones altamente solubles. Quindi noi dobbiamo capire che ciò che compriamo dall'industria sono delle relazioni altamente solubili. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar en nuestros cultivos? Che cos'è che dobbiamo recuperare nelle nostre colture? Solubilità. Solubilità. ¿Y cómo se recupera solubilità? E come si può recuperare la solubilità? Es muy sencillo. È molto semplice. Yo tengo mi suelo. Io ho il mio suolo. Yo voy a trabajar de una forma muy lineal. Lavorerò in un modo molto lineale. Para facilitar el entendimiento. Per rendervi più semplice la comprensione. Entonces yo tengo una planta aquí. Quindi ho una pianta. Tengo qui. Otra aquí. Ne ho un'altra qui. Tengo otra aquí. Ne ho un'altra ancora. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Si arriba es así. Se sopra sarà così. Abajo es así. Sotto sarà così. Entonces yo tengo raíz aquí. Quindi avrò radici. Yo tengo raíz aquí. Yo tengo raíz aquí. Yo tengo raíz aquí. Yo tengo raíz aquí. Y yo tengo raíz acá. Entonces es una complementación nutricional. Quindi è una complementazione nutrizionale. Entonces, pero esto está en forma lineal. Però questo è fatto in forma lineare. Perché qui nel mezzo también hay otra planta. Perché qua in mezzo ci sono anche altre piante. Aquí hay otra, otra de más crecimiento, otra más pequeña. Y entonces hay una combinación y hay un festival de raíces. Quindi c'è una combinazione e un festival di radici. Cuando esta planta está a esta profundidad. Quando questa pianta si trova a questa profondità. Esta planta entonces tiene lantano. Questa pianta avrà lantano. Un elemento básico de los elementos tierras raras para los cultivos. Che è un elemento fondamentale degli elementi della terra rara. Por aquí va lantano, va lantano. Lantano va sale. Y lantano se transforma aquí, arriba. E quindi si trasformerà anche qua sopra. Ahora la planta suelta hojas. Quindi la pianta lascerà cadere delle foglie. Flores, frutos, ramos. Fiori, frutti, rami. Va cayendo aquí material. Cadrà qua il materiale. Esta planta. Questa pianta. Está distraída aquí. È distratta qui. No puede tomar lantano de acá. Non può prendere lantano da lì. Esta planta le dice a esta planta. Gracias. Questa pianta dice all'altra, grazie. Mi ha dato lantano. Mi hai dato lantano. Perché lantano ora si disuelve con materia organica qui. Perché lantano si disuelve con sostanza organica. E questa entonces toma lantano. E quindi questa riesce anche lei a prendere lantano. Sono complementari. Diventano complementari. Esta qui. Questa qua sopra.
se enoja. Se arrabia. No. No te voy a dar gratuitamente el lantano. Y le dice, no te daré gratuitamente el lantano. Aquí tú estás tomando magnesio. Qua tú estás protestando del magnesio. Por favor, dame magnesio. Por favor, dame del magnesio. Esta sube magnesio. Quindi questa fa salire il magnesio. Suelta hoja. Rilascia le foglie. Y esta toma el magnesio. E quindi in questo modo anche questa. Entonces la nutrición es intercomunicación horizontal y vertical. Quindi la nutrizione è intercomunicazione orizzontale e verticale. Así es que trabajan los bosques. In questo modo lavorano i boschi. Por eso cuando yo simplifico los cultivos. Per questo quando io semplifico le colture. Pues voy a tener siempre problemas. Avrò sempre dei problemi. Porque aquí está la parra. Perché qua mi sta la vigna. Entonces solamente tengo raíces a este lado. Quindi avrò soltanto radici a questa profondità. Entonces entre más herbicidas. Quindi più erbicidi uso. Menos van a nacer plantas aquí. Menos nasceranno delle altre piante. Quindi. Por lo tanto entonces la uva solamente se relaciona a esta altura. Quindi l'uva avrà delle relazioni con il suolo soltanto a questa profondità. Entonces esta uva constantemente sta gustando a esta altura. Quindi quest'uva sta lavorando soltanto a questa profondità. Por eso entonces hay que trabajar diferentes abonos verdes a diferentes profundidades. È per questo che dobbiamo lavorare con diversi inerbimenti che possano lavorare a diverse profondità. Para que comiencen a ver nuevamente trueque de elementos. Perché possa di nuovo generarsi questo baratto di elementi. Y toda esta biomasa que se me genera aquí. E tutta questa biomasa che si genera qui. Me queda allí. Rimane lì. Porque usted no vende biomasa. Perché voi non vendete biomasa. Ahora viene un agrónomo. Adesso arriva un agrónomo. Y el agrónomo dice, es que esta planta va a haber competencia. E l'agrónomo dice, è che questa pianta mi genererà della competenza, della concorrenza. Vamos a permitir que esto sea verdad. Mettiamo il caso che questo sia vero. Entonces llamo al agrónomo, venga. E allora chiamo l'agrónomo e gli dico, vieni. Competencia. C'è una concorrenza? Sì, competencia. Sì. Io sono master. Io sono fatto un master. Studia competencia. E ho studiato la concorrenza. Muy bien, me parece muy bien. Excelente. Molto bene, mi sembra eccellente. Dimmi una cosa, competencia. Che elementi? Concorrenza di quali elementi? Manganese. Penso un po' perché c'è il manganese. Muy bien, ingegnere, usted tiene toda la razón. Esa planta compite por manganese. Molto bene, ingegnere agronomo, lei ha molta ragione. Queste piante vanno in concorrenza per il manganese. Dottor Manganese, altra pregunta. Un'altra domanda, dottor Manganese. Quanto? Quanto? 150 ppm. 150 ppm. 150 partes por millón. Muy parti bien. Per millone. 150 partes por millón. Doctor Manganeso. Doctor Manganese. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿En qué momento esta planta demanda el manganeso y esta lo demandan? In che momento questa pianta richiede il manganese e invece in che momento lo richiede la vigna? Me tiene que decir eso. Mi deve dire questo. Para nosotros puedes competir con un plato de chivo. Perché noi possiamo andare in concorrenza per un piatto di cibo. Ambos tenemos que tener hambre. Dobbiamo aver fame tutti e due. Si yo no tengo hambre. Se io non ho fame. Y hay comida allí. E c'è da mangiare lì. Y tú tienes hambre. E tu hai fame. Yo no voy a competir contigo, yo estoy lleno. Io non andrò in concorrenza con te perché sono già pieno. Entonces dime, ¿en qué momento? Allora dimmi, ¿in qué momento? Entonces las plantas sienten hambre y competencia en un momento. Quindi le piante hanno fame e vanno in concorrenza in un determinato momento. Entonces él me dice en la floración. Quindi lui mi dice durante la fioritura. Muy bien, yo tengo la solución de otra forma. Molto bene, io ti do la soluzione in un altro modo. Si nosotros dos tenemos hambre. Se tutti e due abbiamo fame. Y aquí hay poca comida. E qua c'è poco da mangiare. Tengo tres posibilidades. Ho tre possibilità. Una. La prima. Matar usted y yo comer. Ucciderti e mangiare io. Aplico erbicida. Aplico l'erbicida. È quello che facciamo. Tengo otra posibilidad. Ho un'altra possibilità.
Mettere más. Metterne di più. E tengo otra posibilità. E ho un'altra possibilità ancora. Ver in che momento esta lo necesita para colocarle más a esta. Vedere in che momento questa ne ha bisogno per poterle dare di più in quel momento. Entonces, yo puedo hacer una parte que se llama complementación. Quindi io potrei fare una cosa che si chiama complementazione. Si io ya sé quanto come esta planta. Se io so quanto mangia questa pianta. Y sé cuánto come esta. E so quanto mangia questa. Y yo sé cuánto hay aquí. Io so quanto di questo. Yo puedo hacer una biofertilización aérea. Io potrò fare una biofertilizzazione aerea. Ahora en la tarde vamos a trabajar con biofertilizantes. Oggi pomeriggio lavoreremo con i biofertilizzanti. Donde yo puedo colocar nutrición especializada de acuerdo a la necesidad del cultivo. Dove potrò mettere della nutrizione specializzata a seconda delle necessità della coltura. Una vez hecho esto, una volta fatto questo, no hay que olvidarse. Non bisogna dimenticarsi. Mi prossimo ciclo, durante il mio prossimo ciclo, yo tengo aquí manganeso. Io avrò qua manganese. Porque yo no saqué la planta para venderla. Perché io non ho estratto la pianta per poterla vendere. Yo vendí fue uva. Quello che ho venduto io è l'uva. Yo no vendí esto. Io non ho venduto la pianta. Entonces ahora la exigencia y la competencia por manganeso va a ser menor. Quindi la concorrenza per il manganese sarà minore. Lo que yo tengo que hacer es pagar mis cuentas que están en rojo. Quindi io quello che devo fare è pagare i miei conti aperti. Entonces el primer paso en agricultura orgánica. Il primo passo in agricoltura organica è saber cómo están mis cuentas. È sapere come sono i miei conti. Y comenzarlas a pagar. E iniziare a pagare i miei debiti fondamentalmente. Lo que pasa es que la gente quiere hacer agricultura orgánica ahora. Quello che capita è che la gente vuole fare agricoltura organica. Es como querer hacer un nuevo crédito debiendo. Come se volesse aprirsi un nuovo credito avendo un debito. Si yo estoy debiendo en una tienda no me van a dar un nuevo crédito. Se io ho un debito in un negozio non mi daranno un nuovo credito. Yo tengo que saldar ese negocio. Io devo prima saldare. Y después sí tener nuevo crédito. E poi lì potrò avere un nuovo credito. Y ese crédito lo voy a adquirir de acuerdo a mi capacidad de pago. E il mio credito riuscirò ad averlo in base proporzionale alle mie capacità di poterlo poi pagare. Nosotros es más lo que hemos sacado que lo que hemos aportado. Da parte nostra è molto di più quello che abbiamo tolto, estratto rispetto a quello che abbiamo portato. Nosotros sacamos papel moneda de 200 y 500 euros del suelo. Noi tiriamo fuori, estraiamo banconote da 200 e 500 euro dal suolo. Ora queremos colocar centavos. E adesso e poi gli vogliamo mettere dei centesimi. Ninguna economía aguanta. Nessun tipo di economia può sostenersi così. El suelo es como un banco. Il suolo è come se fosse una banca. Hay que aportarle el dinero. Bisogna darle i soldi. Y yo no puedo cosechar más dinero que el que meto en un banco. E non posso raccogliere più soldi di quelli che io metto in una banca. Entonces hay que pagar las cuentas que yo debo al suelo. Quindi bisogna pagare i conti in rosso, i debiti che io ho con la banca, con il suolo. È molto facile questo. È molto facile. Hay que dedicarsi un pochito a entender esto. Bisogna dedicarci un po' di tempo per capire questo. Una planta. Una pianta. Lo massimo che ritira del suolo. La massima parte che prende dal suolo. È del 2-4%. È dal 2-4%. Di minerali. Di minerali. Una pianta non ritira mai adesso. Una pianta non prende di più, non ne prende di più. E non minimo. Minimamente. 80% di una pianta è acqua. Al minimo l'80% di una pianta è acqua. Entre 18-19% di una pianta. Tra il 18 e il 19% di una pianta. Sono quattro elementi. Sono quattro elementi. Carbono. Carbone. Idrogeno. Carbonio. Idrogeno. Ossigeno. Ossigeno. E nitrogeno. E azoto. E l'acqua la tengo localmente della pioggia. L'acqua ce l'avrò localmente grazie alla pioggia. Dell'ambiente. Dall'ambiente. Y este 18-19% lo tengo gratis. E questo 18-19% ce l'ho in forma gratuita. Del suolo atmosferico. Dal suolo atmosferico. Sì, in atmosfera hay suelo. Sì, nell'atmosfera c'è il suolo. Hay partículas de suelo en el aire que hace 3.900 millones de años no han caído.
ci sono delle particelle di suolo nell'aria che da quando si è formata la terra non sono ancora cadute. Cioè hai particelle rare nell'aria. Ci sono ancora delle particelle strane nell'aria. Stanno navigando da 3.900 milioni di anni. Stanno navigando da 3.900 milioni di anni. Stanno buscando algún aeropuerto donde aterrizar. Stanno cercando qualche aeroporto dove poter atterrare. Con certezza, los aeropuertos de las universidades no están preparados para permitir esto. Sicuramente gli aeroporti delle università non sono preparati per permettere questo. Están brutalmente bloqueados los aeropuertos en la universidad. Gli aeroporti dell'università sono brutalmente bloccati. Entonces, yo también cosecho de forma aérea al suelo. Quindi io posso, quello che faccio è raccolgo in forma aerea il suolo. Entonces, carbono, idrogeno, ossigeno, nitrogeno, io lo tengo dall'aria. Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto li ottengo dall'aria. Se io sumo 80 ma 18. Se io faccio la somma 80 più 18. 98% di una pianta è gratis. Il 98% di una pianta è gratis. La pregunta di un campesino. La domanda di un contadino. El 2% che mi falta. Il 2% che mi manca per completare la pianta. Sì, è ben poquito. È molto poco. E este 98% è gratis? Se è ben poco e questo 98% è gratis. Perché non mi das una ricetta per sacare l'altro 2% gratis también? Perché non mi dai una ricetta per poter ottenere anche quest'altro 2% in forma gratuita? È una pregunta sabia di un sabio. È una domanda saggia di un saggio. E eso es posible. E questo è possibile. Se io entiendo un bosco in la naturaleza, eso es posible. Se io capisco un bosco in natura, è possibile. Lo único que yo tengo que tener es que si yo saco y llevo lejos, tengo que traer. L'unica cosa che devo capire è che se io prendo e porto lontano, poi dovrò riportare. Pero si yo coloco algunas plantas, las puedo colocar a trabajar gratis para mí en la profundidad de las raíces. Però se io metto alcune piante, le potrò mettere a lavorare in forma gratuita per me alle varie diversità delle radici, yo profondità tengo, delle radici. Yo tengo que tener diferentes raíces a diferentes profundidades. Profundidad de raíces comerciales y profundidad de raíces superficiales y que se vayan complementando. Io dovrò avere delle profondità delle radici commerciali, delle profondità delle radici naturali che si possano complementare. Entonces yo tengo raíces trabajadoras. E quindi avrò delle radici lavoratrici. Y otras raíces para vender afuera. E delle altre radici che mi serviranno per la vendita. Yo tengo que hacer la complementación entre el movimiento de minerales entre raíces. Io devo fare la complementazione, il movimento dei minerali tra le radici. Yo tengo que entender entonces ahora de etnobotánica. Quindi dovrò capire e studiare l'etnobotanica. Io tengo che intendere sulle piante indicadoras di fertilità dei suoli. Dovrò capire sulle piante bioindicatrici della fertilità del suolo. Lo che pasa es que los agrónomos no conocen sobre plantas indicadoras de suelo. La questione è che gli agronomi non sanno nulla sulle piante bioindicatrici. E con gli erbicidi si complicò más todo. E con gli erbicidi si è complicato ancora di più tutto. Perché un erbicida è come provocare un incendio in una biblioteca. Perché l'erbicida è come provocare un incendio in una biblioteca. Incendiato la biblioteca. Ho dato fuoco a tutta la biblioteca. Ahora te dicen que vamos a recuperar la biblioteca. Adesso ti dicono che recupereremo la biblioteca. Y el político. E il politico. Te regala 1000 libros de un mismo título. Ti regala 1000 libri, 1000 esemplari di uno stesso libro. No. Di uno stesso titolo. Se quemaron 1000 libros de títulos diferentes. Però no, si sono bruciati 1000 libri ognuno con un titolo diverso. Por lo tanto, los herbicidas. Quindi gli erbicidi. Es el incendio del conocimiento de la naturaleza y de los libros de la naturaleza. Sono l'incendio delle biblioteche della natura. La industria sabe eso. L'industria sa questo. Que entre más herbicidas. Che più usi l'erbicida. Menos información biológica. Meno informazione biologica ci sarà. Perché ahí tú puedes comenzar a pensar de forma diferente. Perché lì potrai iniziare a pensare in maniera diversa. Si tú lees 1000 libros diferentes. Se tu leggi 1000 libri diversi. Cada vez sos menos idiota. Sarai meno idiota. Claro, pero si lees 1000 veces el mismo libro. Però se leggi 1000 volte lo stesso libro. Está difícil conversar contigo. Risulterà difficile parlare con te. Entonces, los herbicidas tienen esa función. Gli erbicidi hanno questa funzione. Eliminar la información botánica del suelo. Eliminare l'informazione botanica del suolo. Por el origen botánico de cada planta.
l'origine botanica di ogni pianta. No, vamos a dar cuenta che minerali sai allí. Grazie all'origine botanica di ogni pianta riusciremo a capire quali sono i minerali presenti lì. Una cosa fantastica. C'è una cosa fantastica. Il fuego pirotécnico. Fuego, no? Sì. El fuego pirotécnico de los colores de las plantas y de las flores. Fuego. El fuego, están jugando. Okay. El gioco pirotecnico dei colori delle piante. Es bello. È bello. Yo si fuera profesor de estudiantes de agronomía. Se io fossi un professore di studenti di agronomia, lo primero que haría era llevar los estudiantes a hablar con el que hace los cohetes y los juegos pirotécnicos. Io quello che la prima cosa che farei è portare gli studenti a parlare con le persone che fanno i fuochi d'artificio. Para que explique los colores de los diferentes elementos. Perché, su polvora. Perché possa spiegare i colori dei diversi elementi delle sue polveri. Poco o nada conocemos sobre la manifestación de los colores de las plantas. Poco o nulla sappiamo della manifestazione dei colori nelle piante. Mayor o menor estrés en una planta. Maggior o minore stress in una pianta. Hace con que se manifiesten los colores de forma diferente. Fa sì che si manifestino i colori in modo diverso. È la misma cosa che quando comemos un frutto allá. È la stessa cosa che capita quando mangiamo un frutto là. Observemos. Osserviamo. Siempre andamos buscando las más amarillas. Cerchiamo sempre le più gialle. Porque tiene más sol. Perché ha più sole. Hay más azúcares. E quindi ci sono più zuccheri. Hay más carotenos. C'è più carotene. Más vitaminas. Più vitamine. Y los colores van cambiando también la concentración de todo esto. E i colori cambieranno le concentrazioni di tutto questo. El sabor. Il sapore. Cambia de los alimentos de acuerdo a los minerales. Cambia degli elementi a seconda dei minerali. El olor. L'odore. Cuando hay fresas cultivadas de forma orgánica. Quando ci sono fragole coltivate in maniera organica. Ah. Muchos metros se siente el olor de aromático de estas plantas. Anche a distanza, in molti metri riesce a sentire l'odore aromatico di queste piante. Igual que las rosas. La stessa cosa capita con le rose. El olor es bien diferente. L'odore è molto diverso. Entonces, un olor me puede enseñar a mí a ver cómo está la fertilidad del suelo. Quindi un odore mi può insegnare a capire com'è la fertilità di un suolo. El olor de la biología del suelo. L'odore della biologia del suolo. Se manifiesta también en las plantas. Si manifiesta anche nelle piante. Por eso el bosque tiene un olor característico. Per questo il bosco ha un odore caratteristico. Un monocultivo tiene olor a puro herbicida. Una monocultura ha odore a soltanto erbicida. Huele a muerte. Puzza di morte. Por eso estos cultivos así parecen cementerios. È per questo che le colture così sembrano i cimiteri. Da una sensación de una soledad inmensa. Dando una sensazione di una solitudine infinita. Todo a la misma altura. Tutto alla stessa altezza. Esto me recuerda cuando yo trabajé con un argentino en Brasil. Questo mi ricorda quando ho lavorato con un argentino in Brasile. El argentino me decía, Jairo, en Argentina todos somos machos. Lui mi diceva, Jairo, in Argentina tutti quanti siamo machos. En Brasil 14 mujeres por hombre. In Brasile ci sono 14 donne per ogni uomo. Y de diferentes colores. E di diversi colori. Es más divertido. È molto più divertente. Puro macho. Puri uomini. Eso está difícil. Risulta essere difficile. Bueno, eso es un monocultivo. Questa è una monocultura. Produce depresión. Produce depressione. Si usted está en el medio de puro hombre. Se voi state in mezzo a soltanto uomini. Yo no sé cómo se sentirá. Non so come vi sentirete. Gusto es gusto. Gusti. Entonces hay que ver las cosas de la diversidad. Quindi bisogna vedere le cose della diversità. La vida entre más diversa más divertida. La vita più diversa più divertente. En comportamientos, en todas estas cosas. Nel comportamento, in tutte queste cose. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre la nutrición de los cultivos y los minerales. Questo era ciò che vi volevo commentare sulla nutrizione delle colture e dei minerali. No sé si tiene alguna otra pregunta. Avete altre domande? Avete qualche domanda? ¿Te quedó claro? ¿Es claro? Bueno, como es así. ¿Visto que es así? Completemos el otro pedazo. Completamos con lo que manca. Yo voy
sta riflettendo. Sta pensando. Eso è buono. Eso è buono, è un buon segnale. È un buon segnale. Che tuoi siamo capaci. Siamo capaci ancora di riflettere. Una pregunta. La biodiversità, cioè nel vigneto, si può fare anche solo attraverso cioè, le erbe, oppure cioè, sarebbe anche avere piante da frutto diverso, comunque a altezze veramente diverse? Sì, la biodiversità si può essere semplicemente ponendo erba distinta per cobertura del suolo, o essere necessario anche ponere piante che crescono o altura. Io lo unico che dico è che entra ma diverso arriva, ma diverso abajo è meglio. Io l'unica cosa che ti posso dire è che più diverso sopra, più sarà diverso sotto e meglio sarà. Lo unico che io ti dico, l'unica cosa che ti dico, che quanto meno diverso arriva e meno diverso abajo, che meno è diverso sopra e meno sarà diverso sotto, ma dipende di insumos. Più dipenderai da degli input esterni. E más riegos tienes. Dovrai usare l'irrigazione. Io posso essere associazione sta meglio da frutticoltura nel medio della vite? Potrei fare un'associazione di altra frutticoltura nel mezzo delle viti. Io posso cosecciare di altra forma altre cose da lì? Posso raccogliere in un altro modo le altre cose lì. Lo che può essere è che usted solo trasforma in denaro. Quello che capita è che voi trasformate tutto in soldi. E non vedo altra possibilità se non denaro. E non vedete altre possibilità se non i soldi. Entonces questa crisi del denaro? Quindi questa crisi dei soldi ha creato altre crisi. Ha creato un'altra crisi. Che è esistenziale, che non sono capace di risolvere. Esistenziale, che non siete in grado di risolvere. Los metieron en un hueco sin salida. Vi hanno messo all'interno di un buco senza uscita. Esa es la apariencia que ustedes me dan. Questo è quello che mi sembra. Entonces, lo que pasa es que ustedes no ven uva, sino che in bottiglie scolgate. Quindi il problema è che voi non vedete l'uva, ma vedete bottiglie appese. Entre più diversificato il coltivo, più è diversificata la coltura, es mejor los ingresos. Più miglioreranno gli ingressi. Gli introiti. Perché tu puoi cosecciare un montone di litri lì. Perché puoi raccogliere montagne, un sacco di litri lì. Hai che calcolare quanti litri ti sono nel bolsillo. Però devi poi calcolare quanti sono i litri che ti restano nel portafoglio. A veces, tutto ese riesgo che tiene di esos litri. A volte, tutto il rischio che hai con questi litri. Se los tienes in otro negocio, rinde más. Se li metti, li investi in un altro affare, in un altro tipo di negozio, sarebbe meglio. Attualmente, en las condiciones en que ustedes están, nelle condizioni in cui voi siete, non è negozio essere produttore. Non è un affare essere produttore. Il negozio sta in traficare alimenti. Il negozio è traficare alimenti. Perché ustedes no deciden. Perché voi non decidete. Si ustedes decidieran lo que hacen, se voi decideste ciò che fate, sería diferente. Sarebbe diverso. Pero ustedes no deciden sobre esto. La questione è che voi non decidete. Están en un paquete que ustedes no eligieron. Siete all'interno di un pacchetto che non avete scelto. Sino en un paquete que les impusieron. Ma in un pacchetto che vi è stato imposto. Entonces, hay que quitarse esa imposición. Bisogna togliersi questa imposizione. Hay que comenzar despacio a hacer nuevas experiencias. Bisogna iniziare poco a poco a fare nuove esperienze. Porque no podemos meternos en una aventura. Perché non possiamo entrare in un'avventura. Pero sí podemos comenzar a hacer algunas pequeñas experiencias de independencia. Però possiamo fare delle piccole prove di indipendenza. Inicialmente de algunos insumos. Tanto per cominciare da qualche input. Y después comenzar a diversificar posiblemente el cultivo. E dopodiché iniziare a diversificare la coltura. Y por ejemplo, non se le ve che tenga nel medio una divisione di alberi. Quindi non si vede che lì in mezzo ci siano le divisioni di alberi. Sarebbe bonito un disegno con unos árboles nel medio. Sarebbe bello anche da vedersi un disegno qua con degli alberi in mezzo. Eso diversifica otras entradas. E questo potrebbe diversificare altre entrate. Hasta da un maggior valore aggregato paesaggistico alle cose. Potrebbe dare un valore maggiore aggiunto anche paesaggisticamente parlando alle cose. Da altro ambiente per la proprietà. Creerebbe un altro ambiente per la proprietà. Vienen pájaros. Arrivano degli uccelli. Viene altro tipo di relazioni nel suolo. Avve-
avvengono altri tipi di relazioni nel suolo. Conserva l'acqua. Riesce a conservare l'acqua. Tu cominci a stabilire altre relazioni. E inizi a stabilire altre relazioni. È come vivere solo. È un po' come vivere solo. E al mismo tempo, quando già cominci a tenere famiglia. E invece quando inizi a avere una famiglia. Entonces comienza a ser más divertido la cosa. La cosa inizia a diventare più divertente. Lo que pasa es que es más fácil tener cosas así. La cuestión es que es più facile avere delle cose così. Bueno, esto no produce ninguna diversión. Pero questo non diverte, non produce alcun tipo di divertimento. ¿Qué decisiones tomas aquí? Ninguna. ¿Qué decisiones prendete lì? Aquí las decisiones las toman los insumos, la industria. ¿Quali decisioni vengono prese dall'industria e dagli input? Entonces, esto no es agricultura. Quindi questa non è l'agricoltura. Esto son tierras cubiertas de uva. Queste sono terre coperte dall'uva. Esto no es agricultura. Questa non è l'agricoltura. Eso es un mundo de planta de uva. Questo è un mondo di piante di uva. Eso no es biológico. Questo non è biologico. Pueden tener 10 sellos. Potete 10 che? 10 sellos, 10 certificazioni. Ah, potete avere 10 certificazioni. Però eso no es verdad. Però queste non sono la verità. Los sellos son sellos. Le sigle, i timbri sono timbri. Però esto no es biológico. Però questo non è biologico. No, no, esto es una cobertura verde encima. Questa è una copertura verde sopra. Esto produce depresión. Questo produce depressione. Y la economía también la deprime. E deprime anche l'economia. Yo no sé si aquí hacen bien las cuentas. Non so se qua fanno bene i conti. Pero yo cuando visito algunos sitios. Pero cuando yo vado e visito dei posti. Yo dudo de los ingresos. Dubito delle entrate. Si los ingresos van a dar cuenta de todo lo que tienen de estructura. E se le entrate riescono a sostenere i costi che sono generati da queste strutture. Leas en ese libro que se llama Lo pequeño es hermoso. Leggetevi questo libro che si chiama Piccolo e bello. Piccolo e bello. Fritz Schumacher. Di Schumacher, edito da Slow Food, mi sembra. Sì, in Italia, no. Anche il mondo l'avrà replicato, per un libro degli anni 70. Da poco Slow Food l'ha editato. Es un classico dell'economia inglese. È un classico dell'economia inglese. Espero que ustedes no lleguen al final de su vida para tomar decisiones. Spero che voi non arriviate alla fine della vostra vita per iniziare a prendere le decisioni. Quando si toma decisioni a temprana età. Quando si iniziano a prendere le decisioni quando si è giovani. Si disfruta molto. Si riesce a godere molto. E se la decisione non te da certo. E se le decisioni non funzionano. Tienes la possibilità di intentar nuovamente. Hai la possibilità di riprovarci. Intentenlo. Provatelo. Però hai che provarlo. Però bisogna provarlo. Háganlo despacio. Fatelo poco a poco. Però intenten. Però provateci. Y verá que pueden tener mejores resultados. E vedrete che potrete ottenere migliori risultati. Comuníquense entre ustedes. Comunicatevi tra di voi. Es una cuestión de construir nuevamente una red de comunicación y de experiencias. È una questione di creare nuovamente una rete di comunicazione e di esperienze. No es fácil romper con todo este esquema. Non è facile rompere con questi schemi. Pero yo lo único que tengo certeza. Però l'unica cosa di cui sono sicuro. Que es que tarde que temprano. È che prima o poi. Este esquema. Questo schema. Romperá con ustedes. Vi romperà a voi. Entonces es, hay que romper ese esquema. Quindi ciò che bisogna fare è rompere con questo schema. Pero yo sí tengo la plena certeza que ese esquema va a romper con ustedes. Pero yo soy seguro que este esquema romperá, no, vi romperá. Quite los subsidios y verá qué pasa. Togliete i subsidi e i finanziamenti, eccetera, e vedrete che cosa succede. Y las cosas van para allá. E le cose vanno in questa direzione. Il Banco Mondiale sa di tutto questo. La Banca Mondiale sa perfettamente riguardo a tutto questo. E él da unos golpes bien, bien bravos. E dà dei colpi belli forti. A Spagna? In Spagna? Con tutto lo che stanno soffrendo ellos? Con tutto quello che loro stanno soffrendo? Les sta apretando más. Li sta chiudendo sempre di più. Entonces sta proletarizzando totalmente Europa. E sta proletarizzando. Yo nunca creí que me fuera a tocar ver una Europa proletaria. Non avrei mai creduto di aver potuto vedere un'Europa proletaria. Nunca creí que yo fuera a ver europeos en la madrugada haciendo fila pidiendo comida. Io non avrei mai creduto di vedere europei la mattina a mettersi in fila per chiedere alimenti. En las escuelas del norte de España
por vergüenza distribuyen comida gratuita a las 3 de la madrugada. Nelle scuole del nord della Spagna distribuiscono cibo gratuito alle 3 del mattino per la vergogna di far vedere che si sta. Algunos llegaron a decir, "Y Jairo nos vio." E alcuni sono arrivati a dire, "Jairo ci ha visti." Y entonces yo vi gente en fila pidiendo comida. Ho visto gente in fila che chiedeva cibo. Entonces no hay que esconderse. Quindi non bisogna nascondersi. Hay que cuestionar todo esto que está sucediendo. Bisogna mettere in discussione tutto questo che sta succedendo. Claro, hay que cuestionar todo esto. Yo creo que eso es una manera de reaccionar. Certo, bisogna mettere in discussione tutto questo e questo credo che sia un modo per reagire. No podemos querer tapar el sol con la mano. Non possiamo pensare di tappare il sole con una mano. Hay que reaccionar, jóvenes. Bisogna reagire, giovani. Todavía es temprano. È ancora presto. Entonces, esa es la posibilidad de esta agricultura. E quindi è questa la possibilità di questa agricoltura. Después de estos tres días que vamos a estar aquí. Dopo questi tre giorni che staremo qui. Podemos tener varios elementos. Potremmo avere vari elementi. Es verdad, no hay que colocarlos todos al mismo tiempo. È vero, non dobbiamo metterli tutti nello stesso momento. Porque nosotros no somos máquinas que vamos a salir haciendo todo. Perché noi non siamo delle macchine che usciremo e faremo tutto. Pero por lo menos intente una. Però perlomeno provatene una. El otro intenta otra. Un altro può provarne un'altra. Intercambien. E poi scambiate. Esto es acierto y error. Questo è prova errore. Darte esa posibilidad. Darti questa possibilità. Bueno, los campesinos de América Latina han trabajado mucho a base de acierto y error. Bene, in America Latina i contadini hanno lavorato molto seguendo questo schema. Y es gracias a esa grande cooperación del campesino. Ed è grazie a questa grande cooperazione che nosotros continuamos avanzando con esta propuesta. Che noi riusciamo ad avanzare con questa proposta. Y ese es nuestro compromiso. Ed è questo il nostro impegno. Que si tú intentas hacer algo, che se tu provi a fare qualcosa, nosotros vamos a estar intercambiando nuevamente cosas. Noi continueremo a scambiare sempre più cose. Porque si ustedes no hacen nada, perché se voi non fate nulla, el próximo año nos encontraremos de vuelta. L'anno prossimo ci troveremo di nuovo. Y van a hacer las mismas preguntas. Farete le stesse domande. Il mismo cuento. È sempre la stessa storia. El próximo año que nos encontremos. L'anno prossimo quando ci incontreremo. Entonces ustedes tienen que decir, mire, yo hice esto y quemé mi cultivo. Vorrei che voi dice qua e diceste, guardate, io ho fatto questo e ho bruciato la mia coltura. Yo hice esto y las zanahorias fueron de aquilo. Oppure ho fatto quest'altra cosa e le carote sono risultate un chilo l'una. Yo hice esto y es mostrar cosas. Ed è questo, dimostrare e portare cose. Y esos resultados los que nos van a retroalimentar para corregir cosas. E questi risultati sono quelli che ci retroalimenteranno per correggere le varie cose. Ahora después de la comida. Adesso dopo pranzo. Vamos a hablar sobre cómo vamos a aplicar ese abono. Parleremo di come si applica questo compost. Y también vamos a hacer los biofertilizantes y la reproducción de microorganismos. E faremo i biofertilizzanti e la riproduzione dei microorganismi. Vamos a tener dos prácticas más en la tarde. Oggi pomeriggio faremo due preparati. Mañana vamos a trabajar con la parte de elaboración de caldos minerales calientes y fríos. Domani lavoreremo sulle soluzioni minerali calde e fredde. Preguntas. Domande. Tenemos hambre. Però ci hanno detto che ci chiamano loro. Quindi... Sì, sarà verso l'una e mezza. Vittorio se fue a... Dove è scappato? Io volevo... vuoi fare una domanda? No, voglio sapere una cosa. I microbi, cioè, quello che mi chiedo io, come fanno a sapere tutto? Come fanno a vincere quelli buoni e non quelli cattivi? Come fanno... Cioè, ci sono delle leggi, no? Però ieri ci diceva che buoni e cattivi sono anche di odiamo. Sì, no, però non sì. È venuto bello altro. Non riesco a capire come mai. Sì, non riesco a capire come mai vincono i buoni. Come mai, cioè, tutti i microbi lavorano insieme, le leggi le conoscono tutti quanti, nel senso di. È difficile spiegarmi. Cioè lui dice che la vita, ci sono delle leggi, come faccio io a far vincere, cioè quando io ho una reazione, la reazione può divergere, non è che sia sempre, può essere divergente, non è che sia sempre, io faccio un reattore, quindi il reattore può andare male,
Va bene, dice, es que él no logra entender cómo se logra hacer que haya este equilibrio en donde los microorganismos hablen el mismo idioma y tengan las mismas leyes y puedan ganar y sobresalir los buenos sobre los malos. Y además, cómo las mismas cosas se pueden reproducir en la misma forma. Porque dice, en el momento en el que yo tengo un reactor, una vez puede funcionar bien y otra vez no. Entonces, ¿cuáles son las leyes a que obedecen los microorganismos? Cuando yo sono qua con l'ombelico, qui posso manovrare in una certa maniera. Io come faccio a sapere come manovrare? Cioè il mio problema è che io ho una formazione razionale. Lui lavora molto con l'intuizione. Io vorrei sviluppare l'intuizione per capire meglio. Dice che él razona in una forma molto razionale e che tu trabajas más con la parte de intuición. Y él hace lo contrario, ¿no? Él quiere lograr entender cómo se puede hacer esa parte de la intuición. Dice, en el momento en el que... ¿Qué cosa dicevi cuando estabas? Questo è l'ombelico. Da qui io posso gestire molte cose, ¿no? Dice che nel momento en el que yo estoy aquí, yo puedo manejar, puedo ser yo responsable de muchas cosas. Hay cosas que hay que contentarse viendo los resultados. Ci sono delle cose delle quali dobbiamo accontentarci vedendo i risultati. Hay cosas que no hay que justificarlas. Sono delle cose che non bisogna giustificarle. Y hay cosas que en la vida no hay buenos ni malos. Nella vita non c'è il buono o il cattivo. Ahí es una armonía dentro de toda la biología. C'è un'armonia di tutta la biologia. Hay buenos y malos cuando hay desarmonía. Ci sono buoni e cattivi quando non c'è un'armonia. Entre más diverso, más armonía. Più ci sarà diversità, più si creerà l'armonia. La materia organica. La sostanza organica. Es el ambiente para que venga la diversidad de la armonía. È l'ambiente che permette la creazione della diversità dell'armonia. La vita si incarica di fare tutto questo lavoro. La vita è l'incaricata di fare tutti questi lavori. Dale qua comida al suolo. Dai alimenti al suolo. E despreoccupati di teorie. E smettila di preoccuparti delle teorie. Y verás que por intuición vas a llegar más lejos que con la razón. E vedrai che attraverso l'intuizione riuscirai ad arrivare più lontano rispetto a dove potrai arrivare con la razionalità. Si intenta razionalizzare tutto? Perché se cerchi di razionalizzare tutto, te vas a agoniar y no tener respuesta de mucha cosa. Ti agonizzerai e non avrai risposte su moltissime cose. No, hay que vivir muchas respuestas que el suelo te da sin necesidad de colocarlas en un raciocinio. Devi vivere molte risposte che ti dà il suolo senza doverlo sottoporre per forza a una parte razionale. Te voy a colocar un ejemplo. Ti do un esempio. Yo tengo dos huevos de una gallina. Io ho due uova di una gallina. Y esa gallina tiene cinco maridos, cinco gallos. E questa gallina ha cinque mariti, che sono cinque galli. Y esa gallina entonces me colocó esos dos huevos fértiles. E quindi questa gallina mi ha messo queste due uova fertili. Uno de los huevos lo mando a analizar. Uno delle uova lo mando ad analizzare. El otro huevo lo coloco a ampollar con la gallina. E l'altro uovo invece lo lascio lì con la gallina. Entonces la gallina sta 21 días ahí ampollando el huevo. Quindi la gallina sta lì covando l'uovo per 21 giorni. Antes de salir el pollo, piu, piu, piu. Prima che esca il pollo, mando a analizzare il huevo. Lo mando ad analizzare, mando ad analizzare l'uovo. È fantastico, fantastico la differenza dell'analisi. Ed è fantastica la diversità dell'analisi. Il zinc si trasformò. Lo zinco si è trasformato. Il magnesio aparece tre volte. Il magnesio appare tre volte. Il hierro che era scarso appare in una gran quantità. Il ferro che era scarso appare in quantità grandissime. Hay unas cosas rarísimas ahí dentro del huevo que sucedieron. Son sucesas, hay cosas muy extrañas allí al interno del huevo. Si los minerales no se pudieron fijar porque el huevo estaba totalmente cerrado.
se i minerali non si sono fissati perché l'uovo non era completamente chiuso. La pregunta è come hizo la gallina para colocarse un minerale sea dentro, para el pollito. La domanda è come se non sono riuscita a entrare perché l'uovo era chiuso, come ha fatto la gallina per entrare questi minerali? Come apparecchiano questi minerali se allà dentro se non stavano? Come sono apparsi questi minerali di dentro se non c'erano prima? Ti voglio colocare un esempio più facile. Ti do un esempio ancora più semplice. E lavora con grano o con trigo? Lavori con il grano? Bueno, entonces vas a tomar 200 grammi di grano. Quindi prendi 200 grammi di grano. 100 grammi li mandi a analizzare. 100 grammi li mandi a analizzare. E gli altri 100 grammi? E gli altri 100 grammi? Gli altri 100 grammi? Coloca acqua destillata senza minerali. Ci metti acqua distillata senza minerali. Solamente umedecer. Soltanto li umidifichi. Compras un refrigerador nuovo. Compri un nuovo frigo. Colocas allá dentro 15 días. Li metti lì dentro per 15 giorni. A los 15 días abri. Dopo 15 giorni apri. Toma la semilla e la manda a analizzare. Prendi i semi e li mandi a analizzare. Vas a ver la differenza. Vedrai la differenza. La pregunta es que si hicieron algunos minerales. La domanda è che cosa è successo con alcuni minerali. Se il frigo stava ben cerrato. Se il frigo era ben chiuso. Io tenía 10 persone cuidando con fusili nel frigo. Puoi mettere anche 10 persone che sono davanti, presidiano il frigo grazie per, con dei fucili. Che passò allì? Che cosa è successo? Io también lo sé. Neanche io lo so. Però io so che quando mando a analizzare le cose sono differenti. Però io so che nel momento in cui mando a analizzare le cose sono diverse. Come si chiama questo? Claudio vino ayer con su esposa. Ieri è venuto Claudio con sua moglie. Y bueno, ¿cómo llama tu esposa? Paula. Paula siempre se siente orgullosa de Claudia porque cada seis meses Claudia exige que... Claudia, ¿no? No, Paula. Paula, Paula exige que Claudio... Lei è molto orgogliosa di lui perché ogni sei mesi Paula richiede che Claudio... Tenga un sempre controllo del medico di tutto il suo, come sta il di salute. Faccia un check-up della salute medica. Cada sei mesi a sé. Ogni sei mesi chiede questa cosa qua. La ultima vez. L'ultima volta. Paola llevò a Claudio al medico. Paola ha portato Claudio dal medico. Ella sentada leyendo la revista. Lei era seduta che leggeva la rivista. Él fue para el examen del médico, el check-up, todo. Lui è andato a fare tutte le varie analisi di routine. Qué extraño. E Paola dice, qué strano. Tres horas y... Claudio non apparece. Tre ore e Claudio non appare. Sempre in media ora si termina la consulta. Normalmente in mezz'ora finisce sempre la visita. Paola è nervosa. Paola è nervosa. Che era passato? Telefono. Che cosa è successo? No. Alle 5 ore. Dopo 5 ore. Il medico passa. Passa il medico. El médico porta una bolsita. Porta una borsa. Paula, ya regreso. Y dice, Paula, adesso torno. ¿Claudio? ¿Claudio? Qué ansia. ¿Viene el doctor? Arriva el doctor. Paula. Paula. Hemos cremado a Claudio. Abbiamo cremato Claudio. E qui sta l'informe. E qua c'è tutto il report. Magnesio è a livello ottimo. Magnesio ottimo. Potassio bene in equilibrio. Potassio in ottimo equilibrio. Nada di anemia, buon hierro. Non c'era nulla di anemia, una buona quantità di ferro. Il medico tiene l'analisi dei minerali di Claudio. Il medico ha l'analisi dei minerali di Claudio. Sta molto bene tutto. Tutto perfetto. No? La pregunta è la seguente, vuelva al mar. Quindi la richiesta è questa, va bene, ricostruiscimelo. La vita non è un sumatorio arbitrario di minerali. La vita non è una somma arbitraria di minerali. Che è la vita? Che cos'è la vita? È lo che le hace falta a Claudio. Quello che manca a Claudio in generale.
Y eso es lo que hacen los laboratorios de suelos. Ed è questo ciò che viene fatto nei laboratori del suolo. Quieren tomar una decisión de agricultura con un análisis de minerales. Vogliono prendere una decisione in agricoltura con un'analisi sui minerali. Los análisis minerales son elementos muertos. L'analisi dei minerali sono degli elementi morti. En las universidades y los laboratorios no se analiza la vida. Nelle università e nei laboratori non si analizza la vita. Ahí se mata la vita. Quello che si fa lì è uccidere la vita. Para hablar de la vida de Claudio. Per parlare della vita di Claudio. Y de su salud. E della sua salute. No es necesario cremarlo. Non è necessario cremarlo. La vita non si mide in porcentaje. La vita non si misura in percentuali. Sino en la sinfonía de los elementos vivos. Bensì nella sinfonia degli elementi vivi. L'agricoltura organica si fondamenta nella vita. L'agricoltura organica si basa sulla vita. L'agricoltura industriale non si fondamenta nella vita. Mentre l'agricoltura industriale non si basa sulla vita. Sino en los insumos. Bensì sugli input. La vita non è un sommatorio di insumos. La vita non è una somma di prodotti. Por eso quando manden a analizar suelos. Per questo quando mandate a analizzare il suolo. È necessario che les hablen della qualità delle relazioni tra esos elementos. È importante che vi parlino della qualità delle relazioni fra questi. El problema es que nosotros tomamos decisiones con elementos muertos, no vivos. Il problema è che noi prendiamo le decisioni con degli elementi morti, non vivi. Los análisis de suelo no te hablan de la armonía y de las relaciones biológicas que hay de los elementos. Le analisi del suelo non ti parlano dell'armonia e delle relazioni che ci sono tra gli elementi. La vita non è una cifra in porcentaje. La vita non è una cifra in percentuale. Imagínate che vas al médico nuevamente. Immaginati di andare nuovamente dal medico. Y el médico te diga, tienes 30% mal de salud. E il medico ti dica, hai un 30% della tua salute che sta male. ¿Dónde? ¿En la oreja? ¿En la nariz? ¿Dónde está el 30%? E io dico, dov'è questo 30%? Nelle orecchie? Nel naso? Dove? Entonces hay que tratar la totalidad. Quindi bisogna trattare la totalità. Y es así que tenemos que ver las cosas con la totalidad. Ed è così che dobbiamo vedere le cose nella totalità. Entre más piezas diferentes tenga la totalidad. Quanti più pezzi diversi avrà la totalità. Más armonía hay. Più ci sarà armonia. Entre más simplifico las piezas. Più semplifico le parti. Menos armonía hay. Meno armonía ci sarà. Y más se puede quebrar la máquina. E più si potrà rompere la macchina. Entonces ahí la máquina de la vida es bien diferente de la máquina de los elementos. E quindi la macchina della vita è molto diversa dalla macchina degli elementi. Hay que ser aliado de la vida. Bisogna essere alleati della vita. Y la primera alianza que tenemos que hacer con la vida. E la prima alleanza che dobbiamo fare con la vita. Es entender que no vamos a ser capaces de describirla. È capire che non siamo in grado di poterla descrivere. Una cosa es interpretar. Una cosa è interpretare. Una cosa es describir la vida. E un'altra è descrivere la vita. Solamente es capaz de describir la vida. El vino está frío. ¿Y la pasta? Solamente es capaz de describir. Es soltanto en grado de describir la vida. Quien participa en su creación. Chi partecipa nella sua creazione. Nosotros simplemente somos interpretadores. Noi siamo soltanto degli interpreti. Tenemos que entender qué es interpretar y qué es describir. Quindi dobbiamo capire che cos'è interpretare e che cos'è descrivere. Los científicos. Gli scienziati. Son mediocres descriptores de partes. Sono dei mediocri descrittori di parti. Por eso ellos tienen siempre dudas. Per questo loro hanno sempre dei dubbi. Y siempre en sus trabajos colocan. E nei suoi lavori mettono sempre una parola. Una parola. Y ellos siempre dicen hasta los días de hoy. E dicono sempre fino ad oggi. Comprobamos esto, mañana no sabemos. Abbiamo dimostrato questo, domani non si sa. Ellos siempre están en incertidumbre. Loro vivono sempre nell'incertezza. Entonces es mejor reconocer. Quindi è meglio riconoscere che nosotros somos parte di un milagro fantástico. Che noi siamo parte di un miracolo fantastico. Y que no vamos a ser capaces de describir ese milagro. E che non saremo in grado di descrivere questo miracolo. Intentar describirlo. Cercare di descriverlo. E vivere in agonia. Sarebbe vivere in agonia. Y entre vivir agonía y disfrutar. E tra vivere in agonia e godere. Yo prefiero disfrutar sin conocer qué es la vida. Preferisco godere senza sapere che cos'è la vita. Disfruten la vida. Disfrutar.
godete della vita. Disfruten de los cultivos diversos. E godete delle colture diverse. Entonces, entre más rica esté la tabla de la comida de Vittorio, más rico es la diversión. E quindi più ricca sarà la tavola del cibo di oggi di Vittorio, più ci divertiremo. Observen, cuando la tabla está llena de bastante cosas. Osservate, quando il tavolo è pieno di parecchie cose. La gente se pone contenta. La gente diventa contenta. Pero si llegamos ahora, arroz. Se arriviamo lì e c'è solo riso. Vamos siempre a querer ver la cara de Vittorio. Andremo a guardarlo in faccia. Pero si está bien diverso. Pero se è ben diverso. Ni siquiera vamos a mirar a Vittorio. Non guarderemo neanche Vittorio. Vamos a estar comiendo. Mangeremo. Vamos a comer. Andiamo a mangiare.